Buonasera, benvenuti a una nuova puntata di questa rassegna della Biblioteca di Pordenone, La cultura viaggia online e ospite di questa serata è Gianmario Villalta, professore, professore di liceo, direttore artistico di Pordenone Legge, poeta, saggista, scrittore e siamo qui proprio per parlare di Gianmario Villalta scrittore scrittore con alle spalle dei, delle prove di narrativa notevoli, e fra le quali appunto il suo ultimo libro, eh, L'apprendista, edito da Sem, libro che tra l'altro è stato pra, fra i primi 12 finalisti del premio Strega nel 2020, ed è un libro nel quale Villalta racconta la storia di una, di una strana coppia. Freddy, che è un, un sacrestano molto anziano, oltre ottantenne, e Tilio, che ha 72 anni ed è l'aspirante sacrestano, eh, naturalmente fuori età, è anche voce narrante ed è appunto l'apprendista del, del titolo. Um, Freddy e Tilio, diciamo che sono due solitudini che si incontrano in una sacrestia. Eh, mentre fuori piove, comincia a fare buio e sono due solitudini che non si risolveranno mai, ma, ma fra le quali nascerà un legame molto profondo che è fatto prima di tanti piccoli gesti quotidiani, condivisi appunto in questa piccola e fredda sacrestia di una chiesa del, del nord-est, una chiesa dove le messe sono sempre più vuote. Ed è un legame che, che poi passerà anche per, per delle intese silenziose, e via via, una volta che eh, tra i due si squarcerà il, il reciproco eh, pudore, sarà un legame forte, fatto anche di parole, che, che via via diventano sempre più intime. Prima di passare la parola a Gianmario Villalta, prima di fargli la prima domanda, vorrei per presentare questo libro usare delle parole sicuramente migliori di quelle che, che potrei usare io e che sono quelle di Franco Buffoni, che è poeta e docente di critica letteraria, che ha fatto parte degli Amici della Domenica, del premio Strega 2020 e che è appunto candidato al prestigioso premio il libro L'apprendista e che scrive nelle sue motivazioni. Personaggi autentici della provincia friulana animano questo nuovo romanzo di Gianmario Villalta in modo nitido e poetico. L'apprendista, mentre pare raccontare la storia di due umili, Tiglio e Fredi, riesce in realtà a far esplodere universi di discorsi storici, sociali e profondamente umani, grazie a uno stile di scrittura elegante e intenso e intimamente sentito. Mentre la trama intesse nei pensieri, nei dialoghi e nei racconti un furibondo intrico di paure e desideri, rimpianti e speranze capaci di coinvolgere le esistenze degli altri abitanti della piccola comunità. Bellissime queste, bellissime queste parole. Partirei. Eh, Proprio da una domanda banale, anche semplice, eh, da dove sono usciti questi due personaggi che certamente non sono comuni diciamo, come tipologia nella, nella narrativa contemporanea, no? due esistenze marginali? Che però, diciamo, in un momento storico come questo, dove si è parlato molto di anziani e sappiamo purtroppo per quale motivo, e, il ruolo degli anziani, diciamo, ehm, cioè, questo libro secondo me ha anche il valore di restituire una centralità al ruolo di due, di due persone anziane, trattandosi poi di due esperienze di vita di grande, di grande valore. Ecco, però la curiosità è dove li hai tirati fuori. Beh, intanto bisogna dire che eh, come le partite di calcio non è finita finché non è finita anche la vita. Certo. Non dobbiamo dimenticarlo, quest'idea che uno a un certo punto eh, finisca di vivere perché ha raggiunto una certa età è un'idea che si è diffusa malamente ma che non ha nessun senso, anzi eh, più viviamo e più il patrimonio che costituisce noi stessi attraverso la nostra memoria da un lato aumenta si fa in prospettiva più ricco forse, dall'altro affrontiamo anche tutti i problemi di questa identità che col tempo si va a volte anche un po' come dire, smangiando, sgretolando o qualcosa del genere. No, questi personaggi in un certo senso direi che mi sono venuti a trovare. Nel senso che io quel che ho potuto fare da, da, dalla vita reale è questo, la grande attenzione che credo di avere sempre un po' per tutto e vederla la mattina e vederla mattina presto, appunto con quelle anche condizioni atmosferiche, un signore anziano che andava in sacrestia. Mi è capitato per ragioni mie personali, parcheggio vicino a una chiesa, ho parcheggiato a lungo il parcheggio tutto vicino alla chiesa. E con questo freddo, con questo vero, mi devo alzar presto la mattina anche lì per ragioni mie personali per prendere la macchina. E mi è capitato di vedere appunto questo signore che eh, ed era il sacrestano. Secondo me, non le ho mai neanche chiesto, ma credo di sì perché apriva questa porta. Di lì poi, di lì poi in realtà, eh, le due cose sono quasi disgiunte. A un certo punto mi metto a scrivere una specie di, che è poi è l'inizio del libro, una. Sì, soliloquio in un ambiente che doveva essere particolare, che doveva essere chiuso, che doveva essere allo stesso tempo, quel che hai detto tu prima è perfetto, nel senso noi viviamo dentro tante continuità della vita, del passato, delle vite prima di noi, di quello che ormai è già storia, perché se è una narrazione storica dopo i 50 anni, uno che ne ha 80 ha una storia e mezza. no? no? E, e, e però non ce ne accorgiamo. E così anche la storia ormai ne parliamo su due tavole, uno per assoluti quando parliamo della Chiesa. E invece ignoriamo che comunque c'è un elemento di continuità anche nella vita della Chiesa, di chi la frequenta, delle famiglie, tanto si finisce tutti là prima o dopo, anzi prima si finisce tutti là quando no, si nasce, addirittura prima no, quelli che si sposano per far nascere qualcuno, ci si va a battezzare, poi alla fine si finisce tutti là comunque o quasi tutti, quasi tutti. tranne chi ha lasciato volontà speciali, e però sono momenti anche quelli in cui ci si ritrovano anche gli altri. Sono momenti in cui anche quella cosa lì che a un certo punto scrivo, che tutti sanno quelli che vanno in chiesa, tutto del paese, e anche di quelli che non ci vanno, perché comunque nel tempo rimane un punto di continuità di quella che era un aspetto importantissimo di ogni comunità italiana, piccola, grande, di borgata, di paese, eccetera. Allora lì, e poi se vuoi chiedermi altro perché sennò no la tiro troppo lunga, sono abituato purtroppo a questo difetto, però. In realtà la, la vera sorpresa è che mi è arrivata dentro questa atmosfera, mi è arrivata questa voce che prima è la voce di Tiglio e poi da là dentro non sono più riuscito a uscire. Cioè, L'idea che ci sia un posto no, chiuso dove eh, qualcuno ha questa realtà piccola anche di difficoltà che è quella della Chiesa, addirittura la sacrestia dietro lo sgabuzzino, dietro la Chiesa, allo stesso punto viva nella casa di questa immensa narrazione che è il cristianesimo. E quindi no, eh, mi, mi piaceva troppo. L'ultima cosa, e poi lascio, quella che poi mi ha tratto anche a livello, se, se possiamo dire, di come scrivere il libro, la parlare, cioè non parlare, raccontare senza dirlo l'intimità perché lì dentro avviene qualcosa che se sono riuscito doveva essere più che mostrato o fatto vivere a chi leggeva più che raccontato come riferito. Ecco, non dovevo riferire cosa succedeva in loro, ma dovevo più o meno far entrare chi leggeva. Non so, poi lì dipende dal lettore ovviamente. Io assicuro che c'è perfettamente riuscito. E, la quotidianità di questi due personaggi... È fatta di riti che non sono solo quelli liturgici ma sono i loro piccoli riti gesti ripetuti sempre uguali tutte le mattine tutti i giorni nella cura della chiesa il, il caffè nel termos preparato un giorno dall'uno un giorno dall'altro cose da fare scrivi eh, mi permetto di, di dare del tuo a Gianmario Vilalta perché mi verrebbe innaturale ci conosciamo insomma eh, Fare il giochino che si fa di solito, no? E dare del lei, quindi ehm, cose da fare tu scrivi come vanno fatte e che riescono a mettere ordine alle, alle loro giornate, no? E questo è il segreto, diciamo, eh, di fare il proprio dovere con cura, dà un senso alla vita. A un certo punto, due solitudini scrivo anche che non si sentono sole, in un certo senso, solitudini di vita perché ormai ognuno per le proprie vie traverse è arrivato a vivere da solo, dall'altra parte però, che non si sentono sole nel senso di non inutili, non collegate col mondo perché danno ordine alla loro vita e hanno delle cose a cui pensare, delle cose da fare che in fondo. È vero questo: uno che pensa alla prospettiva di vivere altri 100 anni, magari o 50, da una prospettiva anche caricata di altri significati, di altre simbologie, eccetera, ma tutta la vita ha bisogno, anzi, no, si consiglia a chi gli manca di comprarsi un cane, di aver qualcosa. No, ma, ma è così: è vero, è così è perché la nostra vita, la quotidianità, è fatta di cose, di cose. non è fatta di, 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 di pensieri che vagano nel nulla, perché dopo un po' in quel nulla trovi nero, cioè trovi le cose brutte. Invece loro sono consapevoli, ma anche per lunga tradizione di una generazione, diciamo, del dopoguerra, che ha dato al fare, al proprio cap capacità anche di eh, fare le cose e farle bene, ha dato un senso. Questo credo che sia una parte anche della nostra eredità proprio locale che, che ho voluto mettere dentro, perché tante persone così le ho conosciute, insomma, no? che avevano proprio l'etica del far le cose fatte bene. Ecco. Cose fatte e secondo bene, me sì. questa è una cosa addirittura, eh, ovviamente Fredi ha esagerato perché carica di significati addirittura simbolici questa sua perfezione, perché per lui addirittura diciamo, la religione eh, si contempla nel rito più che, che nell'astrattezza no, di, 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 di formule di fede e invece Tilio è quello che... Eh, macina, fila caigo si direbbe, <ride> in altre parti, cioè, macina dei pensieri ascoltando no? in chiesa quello che succede. Poi ti dico, eh, per chiudere, che c'è un aspetto anche curioso, ma comunque è come quello del sacerdote, No, come un insegnante, del resto o di altri, che adesso, perché una volta si diceva lavoro, chi faticava e quegli altri non faceva niente. Quello allora, del sacerdote è un lavoro, ma anche quello del sacrestano è un lavoro, e informandomi e studiando, perché esistono anche de, dei modi, manuali, <ride> esiste un manuale del sacrista, pensa tu che io appunto ho consultato, no? E hanno un sacco di cose da fare, devo conoscere tante procedure, devono sapere tutta una serie di cose e allora lì tutto il giorno loro hanno da fare, a volte anche. E quando ci sono cerimonie che si sovrappongono, eh certo. anche con una certa fatica. Certo. Ehm, diciamo che eh, quella che tu costruisci sembra un po' una, anche una commedia, un po' tragicomica, no? a volte, ecco e, di questo sacrestano e, e di questo suo allievo, però lo fai con molta tensione, con molta lucidità. e, e, e e vi assicuro che, che si ha voglia di andare avanti nella, nella lettura, perché vuoi, vuoi scoprire intanto che cosa c'è nel loro passato, perché piano piano capiamo che hanno un passato importante e che, è come per tutti, insomma, condiziona il loro presente. E, e anche ehm, vorrei arrivare a, a, un, a un passaggio che, che molti hanno messo in evidenza, anche nelle recensioni del tuo libro, e, anche, si affretta appunto anche di capire quello che a un certo punto dice Tilio, cioè che perché entrambi hanno perso la Letizia del Cuore. Che cos'è la Letizia del Cuore? È il segreto della vita, ma prima direi due cose su questa faccenda, perché già l'argomento quando insisteva, cioè stai scrivendo o no l'editore, in fondo, il libro precedente aveva avuto buona recensione, è andato anche bene, avevamo un programma di, di, di uscita. E dico, sì sì, sto scrivendo, ma a un certo punto, ma, e, e, non mi vuoi dire cose, meglio di no. no mi vuoi dire, e poi finalmente gli mando il libro, ecco, adesso ti mando il libro, dico, tieni, rendi conto che parla di due anziani, uno sacrestano, l'altro l'apprendista sacrestano, e per tutta la prima parte del libro non succede assolutamente niente. Contento, buona lettura detto... chiaramente <ride> sono stato entusiasta perché tutta la prima parte effettivamente che tu dica che vi voglio andare avanti a leggere era la scommessa assoluta perché in realtà dentro quella sacrestia si raccontano tante cose, ma non succede niente, si creano le premesse per poi quello che sarà e si costruisce, diciamo, tutto quanto. Forse si appende anche che succeda qualcosa, no? no, no? E e si crea un, sì. Secondo me era quello la tensione, eh, almeno quel po' di tensione e poi è la coppia giustamente che è, è lì però subentra la letteratura, aver frequentato tanta letteratura e aver amato tanta letteratura da Beckett a non so chi, insomma, do, tornando indietro fino a San Panza e Don Chisciotte, sì. ci sono le coppie della letteratura certo. che funzionano proprio perché uno fa da polo di tensione, no? da sì. polarità rispetto all'altro e, e, e lì funzionano, secondo me, abbastanza bene come una coppia di anziani. Ma una coppia di sé, addirittura eh, tra me e me l'avevo definita una sitcom metafisica: sì <ride> no? qualcosa, qualcosa di genere. La letizia del cuore, la letizia del cuore è il segreto della vita, la letizia del cuore è quella cosa che ascoltando viene da, 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 dalla vita di Francesco e d'Assisi e dai racconti della vita di Francesco d'Assisi e da quale dice che appunto tu sei fuori, sei al freddo, non ti aprono il convento, stai congelando, eccetera eccetera. Se in quel momento tu senti ancora la letizia del cuore, tu sai il senso della vita, insomma, no? Cioè, qualcosa che dovrebbe essere al di là della ricompensa per quello che, che fai, al di là di ogni invidia, al di là è qualcosa che sempre meno conosciamo in un mondo in cui appunto viviamo un, come dentro un un eterno gioco di specchi, un continuo gioco di specchi in cui abbiamo sempre paura che l'immagine degli altri ci oscuri ci, ci sia no, di sopraffazione, dica qualcosa che noi non pensiamo e chi se ne frega a volte si potrebbe anche dire se quello certo. pensa diversamente a fare i suoi, invece ci indigniamo subito appena uno dice una cosa che non ci va bene, perché sarà pure che avrà diritto. Però funzioniamo un po' così, la letizia del cuore è quella cosa che che manca, che manca e che manca in maniera profonda, ed è, eh, è avere un perché nella vita che non si lascia intaccare facilmente da tutte quelle tiramenti e spinte che abbiamo intorno continuamente. Perché purtroppo viviamo immersi in una chiacchiera continua e ossessionante che, letizia del cuore, che, però loro secondo Tilio, hanno perso. Hanno perso come Se... tutti. Hanno perso come tutti, non è che hanno perso perché l'hanno persa loro e gli altri ce li hanno addirittura. Eh, anzi, secondo me, eh, in loro c'è, data l'età e la situazione, anche un margine di pensiero che è dato proprio anche dalla situazione, di sentire comunque sia eh, la parola eh, delle sacre scritture tutti i giorni. Più volte, qualcosa farà. Ho pensato anche dal punto di vista della mitridatizzazione. No, è sempre meglio che seguire uomini e donne tutti i giorni, in abstinenza, insomma, come si dice, un po' di Sacra Scrittura, un po' di Vangelo farà un po' meglio, spero comunque farà venire altre domande in testa. Ciò però oggi neanche questo è detto. Un'altra delle mh, sottolineature, delle tante recensioni che questo bel libro ha avuto è... Mh, Ricade appunto sulla tua capacità di usare eh, le parole semplici della gente di paese e una lingua che fa, par che fa eh, parlare la realtà vissuta. Mi sembra molto bello questo. Molto bello e se è vero, sono bravo, mi, mi faccio dei complimenti. Se è vero, perché, è, vero, perché, è vero, perché è un problema della nostra letteratura che è giovanissima. Cioè, non, la nostra letteratura è meravigliosamente antica e, e da, uh, è ancora leggibile, è Dante, quindi è tutto dire. Ma quello che però è la nostra letteratura fino all'altro ieri è stata lingua letteraria e non lingua parlata. E il bello e brutto della nostra lingua italiana è che in ogni luogo tu situi qualsiasi narrazione ha bisogno di un certo tipo di parlata che si adegui a una realtà, se allora. vuoi renderla come realtà, cioè se vuoi far parlare, se no ti metti da parte, fai il narratore, allora scrivi come vuoi e tanto fai quello che vuoi, ma se vuoi far parlare i personaggi, no, devi entrare in quella modalità lì. No, è tanto interessante, ancora più interessante se si vedono, se si vede il cinema o le Diciamo fiction televisive perché adesso da un lato c'è la moda di situarle nei posti estremi o strani? No, con il risultato, per esempio, che c'era una fiction che veniva posizionata sul lago di Braies in Alto Adige, no? eh, lì in Valpusteria, dove parlavano? No? E eh, sì. per un motivo o per l'altro i personaggi venivano tutti da Roma, da Napoli da, perché non, non era possibile farlo. L'unico che era un sottoposto del commissario, era l'unico del posto, però faceva la parte della macchietta e parlava così, perché tutto quanto, la fiction che parlava così come si sarebbe parlato italiano da quelle parti, sarebbe diventata insopportabile. È un problema serio, è un problema serio, e, e però mh, allora l'italiano è una lingua ricchissima ed utile. Chiaramente il trucco, io poi non uso quello molto più abile, ma più scoperto che quello dei Camilleri, di, eh, diciamo in un certo senso, assorbire quella gran quantità di parole locali o dialettali mm. perché, sì, perché mi piace un'altra cosa, mi piace che sia eh, più liscia, più, 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 più compatta la superficie della lingua. Però eh, che ci sia anche, li accompagnando anche da un certo tipo di sguardo mentale, con un certo tipo di, di, di modo di vedere la realtà, in cui si impasta meglio poi una parola che si abbassa di tono per entrare in una parlata normale. Però, anche qua, anche qua, e Manzoni, mio Dio, aveva capito tutto: il fatto quando dice i monti sorgenti dall'acqua, eccetera, eccetera, lui però lo, lo usa poi in maniera totalmente diversa dalla mia, dice così. È quello che sentiva Lucia, anche se così non l'avrebbe potuto non vorrei... dire. Eh, certo. E secondo me, a modo loro, tutti gli esseri umani sentono tante cose profonde. E un po' la scommessa è quella di far parlare Lucia, di farle dire quello che sente, ecco, in questo senso. Bene, ehm, c'è una curiosità che forse non è solo mia, ma magari anche di chi ci ascolta. E il Fatto che eh, tu hai descritto in questo libro i riti così nel dettaglio, no? E, e quindi la curiosità è com come li conosci? Hai dovuto studiare, hai detto prima appunto che c'è il manuale del sacrista, insomma bisogna imparare, bisogna documentarsi, ma eh, andando poi un po' più in profondità, che rapporto hai tu con la religione, con la fede? Allora, la religione e la fede sono due cose in dialogo, ma non sono la stessa cosa. E, però eh, io credo che chi fa, anche il mio mestiere, io sono un professore di italiano, come faccio a raccontare Dante e Petrarca se non so abbastanza della religione cristiana, della sua storia, dei suoi contenuti e racconto cose che appunto eh, non... non, non... Non vengono, appunto, non arrivano, non, non spiegano di cosa si sta parlando, non spiegano il significato di quello che stiamo dicendo. Per cui, io credo che eh, chi addirittura per mestiere, non so gli altri, ma chi per mestiere deve trasmettere la cultura italiana <ride> agli altri, come minimo deve avere una conoscenza del cristianesimo e dei suoi contenuti. Aggiungo di mio che tuttora, quando e eh, come ho tentato anche di raccontare nel libro in alcuni passaggi, i testi più scandalosi, più difficili da, da accettare, da comprendere che ci sono ancora in tutta la letteratura mondiale sono ancora i Vangeli. Io sono ancora convinto di questo. Ci sono delle cose, lì cerco nel libro anche di dare un paio di esempi, in cui non ne veniamo a capo. perché... Vanno contro, ma forse per farci capire quello che siamo, vanno contro certe volte quello che siamo più istintivamente e più profondamente. Cioè, eh, mettono, ti dicono devi fare quello che, ma quello che quando veramente, cioè, se li prendiamo sul serio, chi mai veramente eh, è così raffinato da capire anche quel desiderio che è nascosto anche se stesso di, di, di mettersi in mostra di sopraffazione di, di, di questo, di quell'altro. No? Allora lì, mh, ancora oggi, secondo me sono una specie di meraviglioso contraveleno, no? <ride> così al di là delle interpretazioni che sono legate alla fede e a tutta la sua complessità, mh, perché ci mettono di fronte proprio a dei paradossi che ci scavano dentro e ci chiedono una risposta che non sappiamo dare. E poi la fede. La fede è sempre meglio che non averne nessuna mm. intanto. Allora l'ateo crede in qualcosa, nella negazione di qualcosa che crede che ci sia o che qualcuno crede altro crede che ci sia, è meglio che boh, pensi qualsiasi cosa a lui, cioè, nel senso che l'ateo è uno che pensa agli altri, di hanno un Dio, io lo nego non vedo l'utilità di, no, di tutto questo processo abbiamo, cioè, cioè guarda, ci sono dei, degli studiosi eh, tra cui Vallortigara eh, che eh, hanno scritto anche delle cose a riguardo che dicono che eh, il libro si chiama Nati per credere e fa già capire cioè dicono che noi abbiamo dentro di noi qualche cosa che eh, nella nostra eredità genetica, nella complessione del nostro nella nostra mente, nel nostro cervello, la nostra biologia, qualcosa che ci fa pensare, e paragonati anche agli animali, forse eh, siamo simili, ci fa pensare a un'entità, a un qualche cosa. di. Io lì eh, nel libro ho solo un passaggio che riguarda la preghiera. Chiaro che pregare chi, pregare cosa, eccetera, però se ci pensiamo, e senza voler fare atto di fede su ciò, senza dover… Non posso testimoniare per niente proprio io chi sono, però chi non gli viene in un momento di, di far qualche cosa che istintivamente di levare gli occhi, di, di una forma di intenzione, di concentrazione, di rivolgersi a qualcun chi che non sa neanche chi è, è quella una forma elementare, istintiva di preghiera, cioè di pensare che fuori di te ci sia qualche... Razionalmente sappiamo, mai nessuno direbbe, no? razionalmente noi te lo dice anche tutti quanti, cioè trovati la soluzione perché se no nessuno te la trova. Però è qualcosa di più forte che spera, che, che, che desidera, che si appella anche se non sa cosa, a, a qualcosa che, e poi questa è la descrizione di come siamo, poi che cosa sia quella roba lì non sta a me, non faccio il teologo. Allora ci abbiamo la conclusione. E un'altra curiosità, eh, avendo di fronte uno scrittore, è capire se c'è qualcosa che sta bollendo in pentola. E eh, anche forse una, una, una domanda abbastanza banale ovvia, ma eh, che si sente ripetere spesso in questo periodo: se questo periodo particolare della nostra vita ti muove qualcosa in questo senso oppure. Lo, lo lascerai da parte, oppure non lo sai, per adesso, allora, dal punto io, di vista creativo e della se, scrittura se leggi la quarta di copertina del libro c'è no, già un'ipotesi che boh, non, so, non, non c'è nessuna profezia, ma c'è un'ipotesi di un mondo in cui già insomma, si, fa fatica, che si fa fatica a frequentare e tocca stare no, un po' più. Chi... No, è stato un anno, è un anno difficile, terribile, pieno di anche pensieri. In me ha scatenato, devo dire la verità, altro, nel senso mi sono rimesso a studiare, a scrivere cose che non facevo, di cui non facevo tempo, di, di letteratura, ma di, di teoria, non so neanche come chiamarla, insomma, quella roba lì. Adesso non so neanche cosa ne farò perché sono cose anche un po' deliranti, però ho, ho scritto molto, ma soprattutto ho ragionato anche molto e ho portato avanti questo. Io spero che sia stato un lavoro anche. Che che sia un buon lavoro, poi alla fine, quando uscirà agli inizi, spero dell'anno prossimo addirittura, non prima perché ancora ci sono delle soluzioni da trovare, ma sto preparando un nuovo libro di poesie, perché quello, anche per certi eventi che sono avvenuti, per certe, per certe faccende, allora quello dovrebbe essere un libro importante nel senso che... Ci ho messo tanto e tanto dice anche dei tempi, soprattutto di come si sono evoluti. Spero che ci sia dentro il tempo, insomma, ha a che fare con, con gli anni che passano, cosa lasciano, cosa resta, cosa perdiamo, eccetera, eccetera. Quello soprattutto. Poi in realtà in questa uh, bulimia del tempo che resta perché in realtà si lavora più di prima ma poi non si può più andare da nessuna parte <ride> e, quindi? e quindi anche il sabato la domenica eccetera eccetera uno sta lì legge scrive legge scrive e nel frattempo ma questo è prematuro insomma eh, dei lavori di critica letteraria qualcosa si vedrà forse anche prima della fine dell'anno ma bene. Così, di eh, narrativa, di, forse perché, eh, devo dire, te lo dicevo prima di cominciare, questo mi è piaciuto talmente, mi sono preso talmente questo lavoro qua, che poi adesso, finché non mi viene un'altra idea così avvincente, certo. eh, trovo inutile mettermi lì a, a, scrivere, a scrivere, so. per scrivere, a costruirla, perché sì, sì. devo fare un libro, anche perché io sono un narratore anomalo, per cui faccio anche quelle altre cose, quindi posso anche permettermi di… Mi piacerebbe, e stiamo parlando di questo con l'editore, ripubblicare un libro, il mio primo libro di narrativa, che è un libro di racconti e che non è mai arrivato in libreria. Perché, e questa è anche una bella storia da raccontare all'altere diciamo, del libro stesso, da qualche parte forse nella novità del libro sarà lo stesso libro ma con una storiella in appendice che racconta la storia del libro e cioè il l'erede Mursi allora che era il titolare appunto della, eh, della casa editrice Transeuropa, eccetera eccetera che allora era una casa editrice anche decente 21 anni fa e via via è fallito il giorno prima dell'uscita del libro ma proprio il giorno prima dell'uscita del libro quando ormai eravamo arrivati fino a dove il libro era stato stampato e aveva nel magazzino c'erano appunto le, le, le pile dei libri pronte per essere distribuite e il libro non è mai arrivato da nessuna parte in libreria, tranne che l'ottimo Mauro Danelli. Caro amico, anche da questo punto di vista, se ne è procurato una ventina di copie che poi hanno circolato tra gli amici qua a Pordenone. Perché non stato. Allora, questo libro, mai visto da nessuno o quasi. Mi piacerebbe ripubblicarlo con, raccontando la storia del libro, certo. che, che è simpatica. E forse, forse, io me ho detto tante volte, era un monito e, sa, e avrebbe <ride> voluto dire: Lascia perdere, che non è affar tuo, no. no. Non è vero, non è vero, anzi è stato proprio il contrario. È bene, insomma, che sia successo questo. Adesso noi quindi attendiamo tutti questi nuovi lavori, queste promesse di Gian Mario Villalta. un anno e mezzo comunque. Vabbè, insomma, <ride> qua siamo e qua le aspettiamo e nel salutarvi, nell'invitarvi davvero a, a leggere questo, questo bellissimo libro L'apprendista, eh, chiudo con un'altra citazione, eh, una piccola recensione che mi sembra, mi sembra bella, dalla rivista Frammenti, eh, un invito diciamo, alla lettura, che è questo, che dice che l'apprendista di Gian Mario Villalta non narra semplicemente la storia di due uomini anziani che fanno un bilancio delle proprie vite, con le proprie occasioni mancate, i propri rimorsi e sensi di colpa, ma una storia più universale su chi non smette mai di imparare ad amare gli altri, a condividere il proprio dolore e a dare compassione. In un mondo pieno di cambiamenti profondi dove la religione e la fede cristiana sembrano vacillare, è tuttavia possibile concedersi all'altro, accettare la sua miseria alleviandola con il nostro amore. Grazie, buona serata.